Buonasera a tutti, eccoci con la nuova serata di Dialoghi Sperimentali, sigla! Buonasera a tutti, eccoci qua con le nostre sigle. Ridò l'audio a chi l'avevo tolto. Ma chi è che si è sentito parlare durante la sigla? Era Alessandro. Sì. E tu cos'è che hai detto? Dalla Scatti, come l'altra volta. È stranissima questa cosa perché io lo vedo andare perfettamente e la sigla, mi scuso con gli amici da casa, qualora le nostre sigle dovessero uscire che vanno a Scatti. Dobbiamo scoprire l'arcano. Forse le abbiamo troppo tecnologizzate e una volta quando erano solo slideshow che passavano non succedeva. Da quando ci sono robe che girano io non so cosa dire. Non so però cosa per come le vediamo noi adesso, ovvero fluide. Ah, tu le hai viste fluide? Assolutamente sì. Alessandro le ha viste a Scatti, guarda che strano. Comunque ci scusiamo nel caso se invece è tutto perfetto, evviva. Buonasera a tutti. Comunque, allora, fidatevi che queste sigle stanno migliorando di volta in volta. Io ringrazio Alessandro perché ha cominciato a lavorare sulla grafica 3D praticamente 2 settimane fa. Quanto tempo fa? Facevamo i dialoghi. Un mesetto, va bene, ma considera che è poco calcolando, ecco, la difficoltà della materia. E riesce a fare delle cose interessanti, sempre a tema anni 80, inserti tamarri, colori fluo, rimandi a videogiochi dell'Amiga 500, però dai, molto molto efficaci e apprezzabili. Sì, assolutamente. Allora, intanto eccoci qua alla decima serata di Dialoghi Sperimentali, nonché la prima delle cosiddette serate filosofiche, e abbiamo degli ospiti eccezionali. Non voglio sembrare la Mike Bongiorno della situazione, quale purtroppo a volte sembro, ma veramente sono ospiti eccezionali. Intanto vi ricordo dunque del nostro gruppo che è stato presente nelle monografie fino a settimana scorsa, fino a 2 settimane fa, scusatemi. Siamo rimasti io, Donatella Bartolomei, i cui progetti sperimentali sono Voce Sacra, Dea Luna, Alchimia Nova, Dan, Alessandro Sabatta, il cui progetto è Ordalia, che ci ha parlato adesso, poc'anzi, e Alessandro Conedera, i cui progetti sono Spazio Profondo e Alchimia Nova. C'è anche Carlo Noè, Kamsindaya, che però questa sera purtroppo ha avuto un imprevisto e quindi è assente.
Invece i nostri ospiti di questa sera, io vado, allora ragazzi, io faccio una breve presentazione in due parole, poi avrete tutto il tempo di raccontarvi e narrarvi con la massima fluidità. Perdonatemi se dovessi essere eccessivamente succinta. Vado in ordine sparso, magari per facciamo prima le signore. Allora, Giulia Sirtori, in arte dimmi il nome qual è? Ilia? Ilia. Ilia, ok, per non sbagliare. Giulia Sirtori, in arte Liria, Ilia, scusate. Allora, intanto per quel che riguarda me, poi vi spiegheremo le connessioni in dialoghi sperimentali quali sono state, ma per quel che riguarda me è stata una mia allieva di canto, di teatro, di musical, ma poi anche una collega, nel senso che abbiamo lavorato assieme, diciamo, fianco a fianco, dal musical in tributo a Rocky Horror, a tante serate di sperimentazione vocale, musicale e teatrale, nonché è nell'album Sacra Dea che ho fatto, prodotto da Attenvert. Giulia però in realtà diciamo che ha tantissime competenze a livello lavorativo, è laureata, correggimi se sbaglio, in scenografia e ha svariati diplomi in trucco, e per dirla in poche parole, come la dice lei, lei esprime la sua trasformazione in mille modi. Lei ama il concetto di trasformazione, di trasformare e trasformarsi. Costruisce maschere, trucco teatrale, effetti speciali, scenografie a livello proprio professionale e su se stessa e sugli altri. Sono stata succinta, ma poi dirai meglio tu, ecco. Poi abbiamo Alessandro Peroni, il nostro carissimo maestro Peroni, filosofo e musico, no? Avevi detto questa presentazione qua. Filosofo della, si occupa di filosofia della musica, musicista egli stesso, cosa molto importante in questa serata, autore di molti saggi, segretario e fondatore del gruppo filosofico Cora, giusto? Cora, dico bene? Se vuoi ti ridò riprenditi l'audio, Peroni, che non vedo se te lo prendi da solo, te lo devo passare io. E con me ha una connessione particolare, abbiamo suonato insieme più volte, anche in una sua nota formazione, Pop New Wave, di cui parleremo sicuramente, ma noi abbiamo insieme il progetto Saraband de Tenebre. Quindi, come prima, ma mi verrebbe da dire che Peroni è quasi un tuttologo, nel senso che si occupa di talmente tante cose, veramente tutte affascinanti. E poi abbiamo, sempre in ordine sparso, il caro amico Gianni Bonetti. Gianni Bonetti, eccolo lì, scrittore, e mi viene da dire, correggimi se sbaglio, libero ricercatore, perché ti occupi di talmente tante cose. Allora, lui è scrittore, è autore, unisce nella sua ricerca aspetti della cultura occidentale e della cultura orientale, esperto in medicina cinese, massaggio Tuina, insegna tecniche di memoria, la teoria di Neville Goddard, sei insegnante istruttore di Qigong, giusto? Non so se lo pronuncio in modo esatto, e tante altre, eccetera, eccetera, anche qui mi viene da dire eccetera, eccetera, e la nostra connessione è a vari livelli, nel senso che lui è stato mio allievo di teatro, io a mia volta sono sua allieva di altre materie, siamo maestri allievi reciprocamente, abbiamo fatto diversi spettacoli e si è anche inoltrato, ha mosso i primi passi persino nella sperimentazione vocale, infatti è presente nell'album Alchimia Nova di me, di Alessandro. Abbiamo già ascoltato, infatti, che scema, sia che tutti avete già visto qualche volta, perché Gianni avete già ascoltato Brezza Leggera nella monografia di Alessandro, Peroni abbiamo ascoltato il brano Saraband de Tenebre nella mia monografia, e la Giulia è comparsa nei video e negli audio e in foto in diversi contenuti della mia monografia, per cui voglio dire, non sono neanche nuovissimi di questa serata. Prima di passare ai primi contributi per presentarvi meglio i nostri ospiti, Dan, vuoi dire qualcosa anche tu per introdurre? Io mi tolgo un attimo di scena. Allora, intanto diciamo che abbiamo scelto di dar vita a questo, chiamiamolo spin-off dei dialoghi sperimentali, chiamandolo serate filosofiche, scomodando questo termine, non tanto perché abbiamo la pretesa di
andare molto nel tecnico, ma perché volevamo prendere una strada diversa. Ci siamo concentrati per 9 serate, abbiamo fatto 3 incontri introduttivi, 6 monografie dedicate a noi, agli artisti che hanno contribuito a sviluppare questo progetto Dialoghi Sperimentali. Adesso volevamo allargarci e dare spazio anche a contenuti più concettuali, diciamo. Quindi raccogliere più esperienze, ascoltare più punti di vista. E sono, oltre questo non abbiamo preparato, sinceramente, rispettando quella che è la filosofia appunto delle nostre trasmissioni, che nascono con un'idea di base vaga e aperta, condivisa, e poi si sviluppano in maniera spontanea. Quindi sono molto molto curioso intanto di conoscervi, di ascoltarvi e di vedere che cosa riusciremo a tirar fuori da queste 2 orette insieme. Allora, io direi, perché poi la parola è vostra, non è, adesso questa è solo un'introduzione da parte mia, da parte nostra, sarà uno scambio. Io direi, partirei immediatamente con i primi 3 contenuti e poi aprirei le danze. In realtà vi dico già la domanda, cioè da dove vorrei partire, poi ci inoltreremo a ruota libera aprendoci a tutti i possibili sviluppi. Mi piacerebbe partire proprio chiedendovi cosa ha significato per voi, per qualcuno lo è stato di più, per vedi la Giulia che secondo me è una sperimentatrice a 360 gradi anche nel suo lavoro, per qualcuno magari è un aspetto più marginale, ma che cosa ha significato l'incontro con la sperimentazione, che sia musicale, che sia sonora, che sia anche semplicemente nell'esprimere la libertà artistica e creativa, non vuol dire per forza creare dei suoni incomprensibili, ecco, per capirci, e in che cosa le vostre attività filosofiche, letterarie, artistiche, culturali, eccetera, eccetera, anche didattiche, in che cosa gli aspetti sperimentali, intesi proprio come libera ricerca, influiscono nel vostro cammino professionale. Ma mi rispondete dopo, io lancerei i 3 ascolti che nell'ordine si prepari qualcuno a intrattenere gli amici da casa, perché ho bisogno di un attimo di tempo come al solito. Nell'ordine io metterei il brano di Saraband de Tenebre, che è Alessandro Peroni, compositore della musica, il titolo è Been Your Slave, ed è un sonetto, un famoso sonetto di Shakespeare, non ricordo il numero, caro Peroni, del sonetto, poi vabbè, se vuoi lo dici dopo, ecco, a meno che non te lo ricordi tu. Io sono la cantante, quindi abbiamo un progetto insieme. Non è un brano strettamente sperimentale, lo sentirete, ma c'è comunque tutto un lavoro di sperimentazione dietro. Il pezzo più sperimentale che avete sentito è stato Saraband de Tenebre, che magari riproporremo questa sera, ma volevo partire da un brano diverso. Poi ci sarà Giulia, mi spiace che sono un po' come il prezzemolo anche qui, però tant'è. Giulia, Streghe, che è un brano che abbiamo inciso insieme, è un nostro duetto di voci. Avrei messo un brano di sola Giulia, ma purtroppo di sola Giulia non ce l'ho, lo faremo comunque adesso che ci siamo rincontrate. Vedrete le foto che vedrete sono tutte frutto del lavoro di Giulia. C'è qualche foto nostra insieme sul palco, ma per la maggior parte sono suoi lavori, sue produzioni, di cui dopo ci spiegherà. E per terzo, me lo sto segnando, abbiamo Gianni Bonetti come lettore, in questo caso, Il treno ha fischiato, è un frammento dal treno ha fischiato di Luigi Pirandello, e il ragazzo che vedete come mimo è un compagno di studi di teatro che si chiama Edoardo Siviero, che poi citeremo meglio, e la musica che sentirete in sottofondo in realtà è di Alessandro, quindi è di Spazio Profondo. Chi per favore può intrattenere, in questo caso o Dan o Alessandro, perché agli ospiti non si può chiedere questa incombenza. Sì, io più che intrattenere il pubblico, e poi passerò la parola a Alessandro, lo voglio rassicurare, visto che so che chi ci ha seguito fino adesso si è affezionato ai nostri amici Ali Salvioni del progetto Settore Giada e Enrico Cerrato di Petrolio.
rassicurarli dicendo che si sono solamente presi una pausa per queste prime serate filosofiche e torneranno sicuramente a far parte di questa armata Brancaleone e saranno ancora dei nostri più avanti sicuramente. Alessandro? Io sono pronta, se volete. E allora andiamo. Ho messo poco poco. Bene, allora buon ascolto con, spero di aver messo nell'ordine esatto, Sarabande de Tenebre, io e Giulia in Sacra Dea e Gianni Bonetti con Il treno a fischiare. Scusatemi, devo condividere lo schermo, devo fare sempre i miei lavori. Se non partisse il suono, è bello della diretta, lo sapete, fermatemi, perché poi è molto difficile recuperare questa cosa. Being your slave, what should I do but stand upon the hours and time of your desire? I have no precious time at all to spend, no service to do till you require. No dare I try. Watch the clock for you.
Signori, Ben Luca si era dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato,
che il mondo esisteva, assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata aggiogata alla stanga d'una noria o d'un mulino. Sì, signori, s'era dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato, che il mondo esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, insolitamente non gli era riuscito ad addormentarsi subito e, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito da lontano fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tant'anni, chissà come, d'improvviso gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via ad un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato si era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutto intorno. Si era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso ed era corso col pensiero dietro a quel treno che si allontanava nella notte. C'era fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c'era il mondo, tanto, tanto un mondo lontano a cui quel treno si avviava. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui egli da giovane era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che gli si viveva, la vita che un tempo gli aveva vissuto anche lui, e seguitava quella vita, aveva sempre seguitato, mentre egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del mulino. Non ci aveva pensato più. Il mondo si era chiuso per lui nel tormento della sua casa, nell'arida, ispida angustia della sua computisteria. Ma ora, ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L'attimo che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo. E lui, con l'immaginazione d'improvviso risvegliata, poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Questo stesso brivido. Bellissimo, bellissimo. Scusate se era interrotto questo brano, ma Gianni si ricorderà, questa registrazione non era quella intera che avevamo, ma veniva da un telefonino di un'altra allieva che a sua volta aveva registrato. E Alessandro ci ha fatto lui, è stato lui l'autore di questo sdoppiamento, quindi è un lavoro assolutamente congiunto. Allora, ridò l'audio a chi ha bisogno di me per riattivarlo, tipo Alessandro Conedera, ok? Volevo solo specificare due cose, abbiamo visto delle cose, almeno secondo me, bellissime. Volevo solo specificare che nel video di Giulia, nell'estratto di Streghe, si intravede anche Stefano Luna, il nostro amico cantante, lo conosce anche Peroni, in una foto in cui interpretava Macbeth con il pugnale, questo simbolo del pugnale disegnato sul volto, molto sperimentale. E Gianni, volevo specificare che l'attore che avete visto, che è un collega di Gianni, un mio allievo, Edoardo Siviero, ma che in arte si fa chiamare Eddie Sivier e che ha un suo canale dove fa dei video surrealissimi che io vi invito ad andare a vedere perché è a livello di confini della realtà, quello è proprio il suo pane. E eravamo a fare questo saggio presso l'Istituto Brera di Novara.
Da qui mi levo e intanto mi interesserebbe sentire Dan e Alessandro Conedera se hanno degli accenni a queste belle cose viste, ma vorrei ribaltare anche subito la domanda ai nostri amici, sui nostri ospiti di questa sera, su come tutta la sperimentazione, la ricerca, eccetera, vi ha presi e vi ha in qualche modo coinvolti anche nella vita professionale. Non so, vedete voi. Lanciamo. Ci lanciamo. Dai, Giulia, lanciati tu. Mi lancio. Giù dal dirupo. Ma è un discorso un po' ampio, per me almeno. Ma cioè, ampio, in che senso? Io ho cominciato da bambina, senza saperlo. E che cos'è che mi muoveva? Io volevo assolutamente fare delle cose, proprio, cioè, avevo delle fisse matte per delle cose, e allora mi inventavo il modo per farle e poi ci riuscivo anche. Dicevo: ah, guarda, io adesso il primo ricordo che ho è che avrò 3-4 anni, avrò avuto più o meno. Io avevo la mania dei leoni, mi piacevano i leoni e volevo avere un leone, e allora me lo sono costruito. Poi ho detto: oh, boh, che bello. Allora poi ho fatto il cavallo, poi ho fatto la capra, poi ho fatto un sacco di roba. Ho riempito la casa dei miei genitori di animali di cartone, anche grossi, cioè il leone, io me lo abbracciavo tutto così e ero tutta felice. Quindi io penso che la sperimentazione nasca da un desiderio proprio di ottenere una cosa o anche solo di esprimere una cosa, un desiderio che ci fa scattare una volontà, una molla nel cervello, il cervello comincia a correre follemente finché non riusciamo a ottenere questa cosa. Diventa la mania e dobbiamo assolutamente ottenere questa cosa. E è interessante il fatto che la sperimentazione in realtà contamina tutte le altre cose che fai. Quindi, non so, se tu parti disegnando, parti facendo arti grafiche e poi ti accorgi che scolpendo puoi fare una scultura e questa scultura la puoi dipingere in una certa maniera, ti viene particolarmente bene perché sapevi già disegnare. Ah, non ti fermi più. Poi tutto quello che ti viene in mente in qualche maniera lo vuoi provare. Poi magari puoi fare dei corsi di formazione, ma secondo me la scintilla è proprio una cosa che scaturisce da dentro, è irrefrenabile. Cioè le prime cose che fai, le fai. Come ti viene in mente le fai, poi dopo magari studi il modo per farle bene. E quindi questo per me potrebbe essere un pochino la molla che ti fa sperimentare le cose, che poi appunto diventano automigliorative, si migliorano tra di loro. E tra l'altro, a parte questo grandissimo senso di libertà e quindi di felicità, perché andiamo ad appagare un desiderio, e ci dà proprio, come si può dire, una completezza, ci dà anche un linguaggio universale che racconta delle cose. E anche questo aumenta la sensazione di essere liberi. Per me è questo principalmente. Bellissime cose, hai detto Giulia. Ho una domanda per Giulia, che mi è venuta guardando le foto dei tuoi lavori, ma il gusto per il macabro, l'orrorifico, anche se declinato in chiave cartunesca o giocosa, come un certo tipo di cinematografia horror ha fatto, soprattutto nei decenni passati. Quando nasce? Da dove nasce? Viene dopo il leone, la capra e il cavallo? Viene prima, Viene pensa a prima. te, ma c'è una cosa. Allora, vi dico una cosa, io ho i genitori veterinari, quindi sono nata con libri di animali, di anatomia sottomano, e probabilmente un po' quello mi ha influenzato. E poi io sono una curiosa persa di tutte le cose misteriose, quindi sin da bambina, se c'era una cosa misteriosa, ma anche nel piccolo, un bambino può trovare misterioso anche un posto al buio, per esempio, no? Si immagina che ci possa essere qualcosa. Era mio pane, basta. Cioè, io proprio ho sempre avuto la Stai mania del. parlando con uno che da bambino non metteva di notte la mano sotto il letto, non per paura di trovare il mostro, ma per
non rimanere deluso nel caso non ci fosse. Io ero sicuro che il mostro stava lì e mi proteggeva, non mettevo la mano perché non volevo sincerarmi di questa cosa, insomma. Vedi. Sì, ma ero piccolissimo, ho ancora ricordi di infanzia, di questo mio legame affettivo con il lato oscuro. È un legame affettivo, hai detto bene. Poi c'è di tutto, i misteri anche della natura, i fossili, com'erano veramente questi animali, com'erano e chi lo sa, non sapremo mai. Sono tutti questi misteri che poi ti portano a immaginare altre cose, non so, un po' questo, ecco. Beh, il mondo magico di Giulia, io ho avuto modo, ci conosciamo, cos'era, dal 2007 noi ci siamo incontrati, quindi un po' di anni. Sì. La scuola Segrate, Teatro Brio, lì ci siamo conosciute, e il mondo magico di Giulia è popolatissimo, è veramente incredibile. Io trovo che Giulia sia veramente un'artista e una donna eccezionale, davvero. Io non lo dico non perché ora devo fare la sviolinata al chiaro del luna perché stai qua, ma veramente io ho una stima, lo sai, di te enorme, quindi assolutamente. Ti ringrazio e ti dico una cosa. Io ti devo molto perché ci siamo conosciute che avevo 20 anni. Giulia è giovanissima, uscivo anche da diciamo un contesto scolastico un po' chiuso. Sicuramente cantare, fare anche sperimentazioni vocali, scoprire la voce, che io proprio in adolescenza ero timidissimissima, quindi tutto ciò mi ha aiutato molto a crescere come artista. Tu sei stata un po' una mamma. La mamma di Giulia sì. Adesso mamma, non mi parli più. La mamma artistica. Una mamma artistica. La zia. Un po' la zia. La cosa che voglio dire, e poi passo la parola agli altri sì. Però voglio dire questa cosa, Giulia, che io ho iniziato, a cantare anche io da ragazzina, a recitare anche, ma a livello professionale il mio lavoro è partito ai primi anni 2000. La sperimentazione, però, la vocalità sperimentale, i progetti voce sacra e via, sono partiti più o meno dal 2008. Giulia è stata la prima allieva con la quale io ho veramente fatto sperimentazione. Tu sei stata la prima con la quale siamo entrati insieme, perché io fino al 2008 la sperimentazione la mettevo dentro un po' nei laboratori teatrali. Infatti ricorderai che facevamo anche dei lavori, le voci. Infatti. L'inizio delle voci, quello risale anni prima. Ma tu sei stata la prima con la quale ho sperimentato anche a livello di insegnamento tutto un lavoro che poi è sfociato in spettacoli e momenti bellissimi, anche se a volte in bei posti, un po' così, che però abbiamo veramente fatto delle belle cose. E io passerei qui la parola a Peroni, perché qui avviene... Ah no, voglio dire una cosa, c'è un gancio con Dan, che già si sta venendo fuori, perché Giulia, per i nostri amici da casa, se non lo sanno, ha cantato praticamente tutti i brani di Ordaglia. Infatti io dopo ho un contributo dal vivo da far vedere, perché ha cantato Sguardo di Luna, Distanza, Immobile del Danno, Tunta, quasi tutte in registrazione e tutte assolutamente dal vivo. Dan, te lo ricordi che ti ho sempre parlato? Assolutamente, ti confermo anche tutta la stima, cioè io sento parlare di te da anni, quindi era destino, se non ora, che ci conoscessimo di persona, perché tu hai frequentato i miei brani, io sentivo nominare Giulia Sirtori, in ogni occasione in cui incontravo Donatella, quindi sì, il legame c'è, sono felice di conoscerti finalmente. Mi aggiungo anch'io a Dan, perché anche con me ne ha sempre parlato la Donatella, per cui ben contento di conoscerla, anche solo virtualmente, però almeno un passo l'abbiamo fatto. Ma Alessandro, Alessandro ha perso la memoria, tu la Giulia l'hai conosciuta di persona già un po' di anni fa? No. Ci siamo visti una volta. Questa una volta. O due. Sfuggita. Che vergogna. Sì, l'hai vista una volta così di sfuggita, è vero, non l'hai vista bene come stasera, è vero.
È vero, è vero. E qui passerei ad Alessandro Peroni, che ovviamente c'è già un gancio, perché anche lì la Giulia conosce, siamo tutti entangled, siamo tutti connessi. Allora, Peroni, ti chiamo Maestro Peroni, perché se ti chiamo Alessandro, qui Alessandro siete in tre e non mi sembra tanto caso. Allora, prima di tutto vi ringrazio, ringrazio Donatella e tutta la compagnia cantante, come si suol dire, ma in questo caso una definizione azzeccata per l'invito questa sera. Allora, tu mi chiedi che cosa può rappresentare per me la sperimentazione. Allora, io come attività, come formazione, sono un filologo oltre che filosofo, quindi sono una persona tendenzialmente noiosissima. Sono abituato a lavorare sui testi, sulle musiche e così. Ogni tanto però ho bisogno anche di svagarmi, quindi magari trovare cose nuove. Ora, senza entrare nei dettagli, perché poi sarebbe decontestualizzato, io quando ogni tanto mi viene qualche idea nuova, magari qualche musica nuova e così via, cosa faccio? Mi invento un personaggio. C'è un personaggio che pensa le cose che penserei io se io non fossi quello che sono. Cioè magari un personaggio un po' più libero, un po' più vitalistico, un po' più allegro. Solitamente i miei personaggi che tu conosci sono personaggi al limite della socialità, ma estremamente vitali, e magari un po' delinquenziari, comunque molto simpatici. Quindi per me, diciamo, la sperimentazione spesso sta nel pubblicare idee, con internet la cosa poi ha funzionato bene fino a un certo punto, anche scrivere musiche, come tu sai, inventandomi degli autori che non sono io. Questo è molto borghesiano, peraltro Borges è nato il 24 agosto esattamente come me, quindi può darsi che ci sia un'affinità, ed è anche pirandelliano, perché questi sono dei personaggi di cui io divento l'autore e molto spesso loro prendono il sopravvento su di me. Quindi io alla fine mi trovo a scrivere, a pensare quello che i personaggi, che ormai non sono più i miei personaggi, ma godono di vita autonoma, mi impongono di pensare, scrivere e comunicare. Anche posso dire che io ho avuto... vogliamo, mi viene in mente Pessoa che faceva, che scriveva, esatto, faceva scrivere una corrispondenza fra i suoi alter ego. Esatto, infatti mi è capitato... Mi è capitato di orchestrare una polemica fra due personaggi che ero sempre lì, si sono scannati, ecco. E appunto, come stavo dicendo, questi prendono il sopravvento e io sono lì. Mi è capitato una volta, come Donatella sa, che mi hanno scritto da una cittadina perché sono andati a cercare sui registri delle nascite e mi dice: ma un personaggio così illustre, siamo andati a cercare tracce e non c'è. Non c'è perché non è mai esistito. E poi ho anche ricevuto due richieste di fare una tesi di laurea su uno dei miei personaggi. Una era una tesi proprio di laurea, l'altra una tesi per la scuola dell'insegnamento, per la SIS. E fra l'altro uno di questi che l'hanno chiesto era un goto che cantava e suona la chitarra. Aspetta, però adesso insegna filosofia. Peroni, quindi ecco. Peroni, mi senti? Parentesi, spiega brevemente chi è il goto per i nostri amici da casa. Ah, ecco, esatto. Il goto è abbiamo cominciato a suonare in un gruppo, si chiama Madame Sadowski, e facciamo New Wave, qualche cosa di dark e così via. Mi pare nel 2005, abbiamo cominciato a suonare dal vivo nel 2006, girare regolarmente nel 2007. Allora c'erano ancora in giro i dark, forse ce n'è ancora in giro qualcuno adesso, ma comunque... Allora c'erano ed erano noti con la definizione dark, una definizione italiana che risale agli anni Ottanta, non so come li chiamassero in Inghilterra, ma dopo un po' hanno cominciato a chiamarli goth, cioè goti, e quindi io, amando la lingua italiana, ho pensato bene di tradurre goth in goti, e quindi questi sono diventati goti ed erano quelli che noi come gruppo volevamo e dovevamo compiacere. Cosa che poi è impossibile, perché il goto non vuole, non può essere compiaciuto. Okay. Arrivi dopo il buon Tacito che
li aveva soprannominati gotoni. I gotoni, i gotoni, gotone. I goti per lui erano i gotoni. I gotoni, esatto. E niente, quindi sono diventati goti, poi piano piano ormai ho la sensazione che siano spariti, ma questo poi magari un altro un discorso che facciamo. No, dopo. Ti assicuro comunque, che non, è, no, non sono spariti. Non ce ne sono ancora in giro. Sono nascosti, ma ce ne sono ancora. Sono nel sacello, l'attesa. E quasi la luce possano uscire. Poi, fra l'altro, purtroppo io di notte nell'ultimo anno e mezzo non sono uscito per motivi di coprifuoco. Spero che almeno loro abbiano svolazzato con ali di pipistrello qua e là. Io, da brava persona onesta, non ho potuto fare altro che stare chiuso in casa. E niente, comunque, per la mia sperimentazione è questa. Poi, alla fine, si risolve in un lavoro spesso, come sai, anche molto serio, perché poi quando costruisco questi personaggi faccio anche delle ricerche molto accurate e così. Quindi poi alla fine probabilmente pubblicherò veramente qualcosa di loro, giusto per lasciare una traccia, perché poi immagino che fra 100 anni di loro la gente si ricorderà ancora, mentre di me non si ricorderà nessuno. Bello, bello, bello. E comunque vuoi fare un accenno, Peroni, anche breve, però al progetto che condividiamo, quindi il famoso progetto Saraband de Tenebre, e che alla fine della fiera, anche se non è musica strettamente sperimentale, però c'è molto di sperimentazione. Intanto i brani come Saraband de Tenebre che abbiamo sentito e che magari riproponiamo anche dopo, decidiamo, ne sono pregni. Ma anche, ti ricordi quello spettacolo che abbiamo fatto a Brera, che hanno partecipato Alessandro ed altri miei allievi? Altro che sperimentale, a un certo punto Alessandro con una maschera e un mantello si è messo a saltare come un pazzo e mi ha lanciato da sotto il palco una maschera che praticamente mi è arrivata qua, l'ho schivata, era talmente esaltato in questa danza panica, non so come la vuoi definire, quindi voglio dire, di sperimentazione ce n'è. Vuoi accennare un po' due parole su questo progetto che nasce da te? Io sono solo l'umile cantante che presta la sua voce con da molto entusiasmo, però il progetto è un tuo figliuolo, insomma. Sì, possiamo, appunto, diciamolo subito, si tratta della cronaca di un fallimento, ma è giusto che sia anche così. Amore. Perché io anni e anni fa, quando appunto ho cominciato a avere a che fare con i goti, ho detto proviamo a fare qualcosa di estremamente gotico, poi c'era in realtà la confusione, sto sempre parlando di un periodo intorno al 2008, 9, 10, c'erano ancora i goti, quelli dark, e poi c'era il gothic metal, quindi che spesso poi uno veniva confuso con l'altro e così via, forse anch'io non avevo le idee ben chiare. Come avevo fatto questi pezzi piuttosto pesantini, che forse, erano più gothic metal che goth, dark, elettronico, ma io proprio perché ci lavoravo da solo praticamente, li avevo fatti in versione molto elettronica. E poi ho provato diverse voci, cantanti maschi, cantanti femmine, ma alla fine non si era mai, come si dice, quagliato. Poi tardi, molto tardi, non ricordo l'anno, un paio d'anni fa, abbiamo concluso, 2 o 3 anni fa abbiamo concluso, abbiamo fatto poi una serata d'esordio al TNT. Citato in dialoghi sperimentali, era stato già citato. E quindi poi ci abbiamo lavorato su, ho fatto diversi arrangiamenti. Tutti i pezzi quindi risalgono a un'epoca preistorica, quindi siamo a 12 anni fa circa, tranne appunto Saraband de Tenebre, che è quello che ho costruito usando come loop un pezzo, una sarabanda per violino solo di Bach, su cui poi si sono costruite armonie strumentali e armonie vocali. Quello è decisamente l'unico pezzo veramente sperimentale su cui abbiamo lavorato, infatti questo è stato pensato appositamente per te. Sì. Peroni, ecco, permettimi, io sono orgogliosa e fiera che tu mi dici che Saraband de Tenebre è un brano che hai praticamente vestito su di me. Sì, è stato pensato per te. Grazie per questa cosa, veramente. Mentre tutto il resto è roba vecchia, anche un po' fuffa,
e poi quando la gente normale, diciamo il non goto, il laico, la sente, dice ma cos'è sta schifezza, cioè, oppure dice ma che roba pesante, va bene per il goto. Poi l'abbiamo presentato al goto, ma il goto si sa vuole essere un animo semplice, vuole andare a uscire la sera, si mette giù di nero, sente le sue canzoni, vuol ballare eccetera eccetera, certo non ha voglia di sentire una roba greve come quella che gli propogliamo. Ergo, il progetto Sarabande Teneva ha fallito sia verso il grosso pubblico sia verso il pubblico goth dark per cui era stato pensato. È un fallimento e questo chiaramente la rende automaticamente sperimentale, perché è chiaro che quando si ragiona sperimentalmente, se qualcuno dice di avere capito e apprezzare quello che stai facendo, vuol dire che hai fallito. La sperimentazione è centrata quando la gente rimane perplessa e o non ti dice niente o dice non ci ho capito una mazza, ecco. Quindi diciamo che Sarabande Tenebra è stata commercialmente un fallimento, poi è stato un bel risultato, poi il destino che ci ha messo lo zampino, perché praticamente passando i dati da un computer all'altro io ho perso tutti i file di lavorazione, li ho persi. Quindi anche i WAV, tutti i mixaggi finali, li ho persi completamente. E per fortuna che li aveva Donatella, me li ha dato. C'ho tutto. Quindi io dopo questa roba qua, cioè, ho conservato tutto, io non perdo mai niente, perché appunto sono una persona noiosa, metodica, eccetera. Ma questi li ho persi. Probabilmente qualche amante della psicanalisi potrebbe dire che è stata una cosa inconscia, ma fortemente voluta. Perché a un certo punto basta Sarabande Tenebre, ci siamo divertiti, abbiamo fatto i video, li abbiamo messi fuori. L'unica roba di cui è rimasto, perché di antico, di materiale, è appunto Being Your Slave, che abbiamo sentito. Quella ci tengo, perché secondo me è una canzoncina a successo di Shakespeare che è venuto bene. Tutto il resto, diciamo che ha fatto il suo tempo, mi ha fatto passare in allegria un 10-12 anni, adesso però, o se uno non smette, deve fare qualcosa di nuovo. Anche però tutti, sono pezzi che meritano. Sì, sì, certo, le basi ci sono, se uno vuole li può portare fuori, però sì. Tutti gli anni poi li rivedevo, rifacevo l'arrangiamento. Sì. Dopo un po' si fa qualcosa di nuovo. Insomma. Basta, bisogna pensare qualcosa di nuovo. Però se è passato il gran contagio, ho spazzato via la fuffa, fra cui anche i Sarabande Tenebre, ne penseremo un attimo. Comunque capitasse, dopo il gran contagio, come dici tu, capitasse la possibilità di riprendere a suonare dal vivo, insomma, anche in una cosa più ampia nostra, però i pezzi Sarabande Tenebre io li riproporrei, perché sono, e magari con la cara Giulia in cui ci facciamo qualche duetto insieme, non sarebbe veramente... Dopo quello che ho detto non so se hai il coraggio, ho detto non piace a nessuno. Però, sai, noi siamo tutti fuori moda, siamo assolutamente su questa linea, quindi ci va bene. Sì, va bene. Non è piaciuto, tranne appunto il pezzo che hai fatto sentire prima, Danzereccio, è piaciuto perché al goto piace ballare. Piace ballare, ma al goto, se tu gli devi fare lo spettacolo prima della discoteca, gli rompi i zebedè, ti ascolta, lo sappiamo. Grazie, e ora invece sentiamo, dopo ci torniamo, voglio dire, poi chiacchieriamo tutti assieme. Gianni, ti devo ridare l'audio o te lo prendi? Ecco, me lo sono ripreso. Eccoti. Intanto ti è piaciuto rivedere quel pezzetto, anche se tutto pazzerello, di Il treno ha fischiato con Edo? Tantissimo, tra l'altro sembra passata una vita, ma in realtà quanto è stato? Quanto era tempo luglio, fa l'abbiamo... luglio del 2020, quindi neanche un anno. Neanche un anno, sembra secoli fa. È stato anche emozionante rivederlo, poi bello anche il lavoro che ci ha fatto sopra Alessandro, è diventato molto spettacolare. Ma allora,
la domanda è sempre la stessa, no? Da cui mi piaceva partire, ma poi ripeto, vai dove vuoi, sentitevi assolutamente liberi. Dialoghi sperimentali vuol dire che possiamo anche dialogare in modo del tutto sperimentale. Quindi... E fallire liberamente. E fallire volutamente. Anche. O inconsciamente sabotarci da soli, quindi vai tranquillo Gianni. Ok, allora prendo subito a sabotarmi. Dunque, secondo me la sperimentazione è un po', come dire, cioè per come la vedo io, la vita è una serie di tentativi, per cui la sperimentazione è qualcosa che in qualche modo, soprattutto se sei una persona che ha un po' un, come dire, una ricerca, cioè te la trovi, come dire, ti richiama. Io sono uno di quei bambini che non hanno capito bene come funziona. Cioè io mi ricordo che da bambino, quando vedevo che gli adulti facevano delle cose, so, c'era quello che faceva il pompiere, quello che faceva l'astronauta, io pensavo che crescendo avrei imparato, cioè tutti gli adulti sapessero fare tutte quelle cose. E quindi mi è rimasta un po' questa cosa di dire come, cioè, se divento grande voglio imparare tutto. Forse è per questo che non divento grande. Però cosa succede? Che, insomma, io sono andato un po' per tentativi, un po' in tutto, per cui mi sono trovato a un certo punto ad avere un diploma di perito informatico, e mi sono iscritto a lettere, perché nel frattempo il demone della poesia mi ha preso e ho deciso che volevo fare due cose. Volevo imparare la letteratura e imparare le arti marziali cinesi. Per cui mi sono iscritto a letteratura e a un corso di Kung Fu nello stesso mese, sostanzialmente. Era novembre del 98. E poi da lì, insomma, sono andati avanti un po' parallelamente tutte queste cose, sono andati avanti a sovrapporsi. Diciamo che i miei tentativi forse più eclatanti a livello sperimentale sono stati probabilmente con la parola. Però poi, appunto, non disdegnando, diciamo, come diceva... mi sembra anche Giulia, ogni cosa entra nell'altra. La sperimentazione ti entra un po' in tutto quello che fai, per cui io sono ad esempio uno che dice, ma se scopre un utilizzo per un'erba, perché nel frattempo poi dalle arti marziali cinesi sono passato alla medicina cinese, magari la prova per vedere che effetto fa. Non fatelo a casa. Però, per cui diciamo che l'approccio sperimentale, per come la vedo io, si applica un po' a tutto. Sono molto molto empirico in questo senso, anche e soprattutto nelle cose meno tangibili. Per me, ad esempio, un percorso spirituale, più è spirituale e più deve essere pratico, se no resta tutta una cosa nella mia mente. Non ha riscontri, il rischio di perdermi in questa astrazione. Per cui questo è un po', diciamo, il mio approccio a tutto, andare un po' per tentativi. E ho visto un tuo video da poco del condominio, del palazzo mentale, delle tecniche mnemoniche, che riassume un po' questo tuo portare delle teorie, sviluppare un approccio pratico, empirico, a determinate cose che potrebbero rimanere soltanto a livello mentale. Vedevo che passeggiavi in un parco attribuendo a dei monoliti alcuni significati, tra l'altro divertentissimi, proprio per invitare le persone a sviluppare un certo tipo di approccio alla memoria, che mi ricorda anche il Giordano Bruno De Umbris Idearum, dell'associazione tra
tra immagini, storie, situazioni a concetti mentali. Assolutamente, perché effettivamente viene da lì, o meglio, viene da prima, e Giordano Bruno l'ha ripresa. Diciamo che io ho subito la fascinazione di queste tecniche di apprendimento, perché appunto volendo imparare sempre un sacco di cose nuove. Fare il pompiere, il dottore, il filosofo, lo scrittore, il lottatore, in contemporanea, all'unisono, dovevi sviluppare capacità, sì, d'apprendimento diverse, superiori. Poter imparare più in fretta è una risorsa molto vantaggiosa, anche se devo dire, e un po' me ne vergogno, io per decenni, cioè me ne pento amaramente più che vergognarmene, pur sapendo dell'esistenza di queste cose, le ho snobbate perché, dicevo, la mia memoria è già abbastanza forte. Perché, infatti, i miei compagni di università un po' mi detestavano perché io leggevo il libro e davo l'esame. Però c'era una cosa che non riuscivo a memorizzare ed erano i numeri. E mi era rimasto questo tarlo che Cicerone utilizzava la tecnica lui la chiamava la tecnica dei loci, probabilmente, la sua pronuncia, presumibilmente, e che viene chiamata adesso la tecnica del palazzo mentale per memorizzare le sue orazioni. Allora, un po' per curiosità, sono andato a vedermela e mi ha aperto un mondo, perché una cosa che io ho sempre combattuto è che sembra esistere una istituzionalizzata necessità della noia quando si impara qualcosa, quando studi. Sembra che debba essere per forza un'attività deprimente, faticosa, tediosa, pesante, mentre invece può essere divertentissimo. Ad esempio, ho questa memoria di un mio compagno di collegio. Io sono stato per un paio d'anni in un collegio universitario a Pavia. E lui si arrabbiava tantissimo perché mentre studiavamo insieme in collegio per invogliarsi a vicenda allo studio, si prende il libro, ci si siede uno davanti all'altro, se alzi la testa dal libro vedi l'altro che studia, allora la riabbassi e vai avanti anche tu. Questa è un po' la strategia. Solo che io, mentre studiavo, ridevo, perché stavo studiando le novelle del Boccaccio. Lui invece, che stava studiando un libro intitolato L'estetica del paesaggio agreste, era piuttosto turbato da questa cosa. Per cui mi è rimasta un po' anche questa idea. E secondo me, con queste tecniche, in realtà quello che si può fare è proprio trasportare il divertimento anche in qualcosa che per me non è divertente, come ad esempio, che ne so, una serie di date o di numeri. Certo, per un matematico saranno più divertenti i numeri magari delle novelle del Boccaccio, però è proprio questione di trasformare il difficile in facile e il noioso in divertente. E quindi ovviamente ha colto, cioè poi mi sono innamorato di questa cosa. Bello, 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 bella questa cosa, molto, molto. Sì. E invece, poi facendo un flash forward, a un certo punto incontro Donatella e così per un caso fortuito sperimento un po' una delle sue lezioni e poi vengo tirato dentro, non ho ancora ben capito come o perché. E mi sono trovato a fare un po' di tutto, nel senso che ho detto, vabbè, l'ho presa come scusa per... Ah, è vero, posso citare delle cose che hai fatto, Gianni. Gianni magari non così al momento non ci ha pensato, ma si è trovato addirittura a interpretare un bellissimo atto unico di Tennessee Williams, Ritratto di Madonna, in cui ha interpretato la signorina Collins, che è un personaggio che la Giulia ricorda perché l'aveva interpretato un altro mio allievo uomo in passato, tale Giovanni Speranza, che salutiamo se per caso ci stesse guardando,
ma non c'è nulla da ridere, eh? Cioè, non era una interpretazione assolutamente drammatica, ma portata con leggerezza, con delicatezza, per cui non era né pesantona né grottesca. E Gianni è stato veramente, devo dire, eccezionale, tra le varie cose. Poi ha approcciato, diciamo, il teatro sotto vari punti di vista. Però io penso che per una persona come te, Gianni, immagino che sei appunto un uomo così aperto a studiare, come diceva Dan, essere poeta al contempo, l'arte marziale al contempo, un'altra attività, cioè, tu comunque, secondo me, sei un esempio vivente, rarissimo e bellissimo, di come l'amore per la conoscenza faccia esplorare poi infinite vie, e che tutte portano a un'evoluzione personale, o no? Senz'altro, diciamo che se non ero aperto prima, adesso lo sono per forza. Tutte le cose assurde. Non so se anche Peroni e anche la Giulia, poi se vuol parlare anche Alessandro Conedera, che stasera sentiamo un po' poco, ma dopo ti farò direttamente ti interpelleremo. Non so se anche Peroni e Giulia hanno questa visione così a 360 gradi. Poi altra parentesi, scusate, ma alcuni di voi hanno anche in comune il fatto di praticare o arti marziali o sport di lotta. Ma questa è una coincidenza straordinaria, perché il 50% di noi, in realtà 3 su 6... Io vorrei, mettetemi anche in riserva. No, affiancano un'arte marziale ad altre forme artistiche, sperimentali, eccetera, perché... io pratico arti marziali da tempo, Gianni l'ho appena detto, ma non sappiamo che Giulia in realtà è una campionessa di grappling, una delle discipline più dure e anche coraggiose che si possono praticare. Se non sbaglio, sei in nazionale, Giulia. Sì, allora ti dico una cosa: in realtà sono campionessa di una cosa che si chiama combat wrestling. Mm-hmm. Che è in realtà molto simile al grappling, cambia sostanzialmente il regolamento, però è una disciplina affine. E sì, sono in nazionale di grappling, sarei in nazionale di grappling. L'anno prossimo spero di riprendere a fare le gare regolarmente. Per chi non conosce COVID. Questa disciplina, andate a vedere un incontro di grappling e poi capirete che cosa fa realmente Giulia. Io ho fatto dei workshop perché abbinavo questa tecnica a quello che facevo io, e vi assicuro che è faticosissimo e straordinario, perché si lotta a terra. Si lotta a terra e... Beh, non vi anticipo niente. Se lo dice Giulia, se vuole, altrimenti andate a vedere i video. Sì, io lo consiglio vivamente di andare a curiosare, dico, per gli appassionati ovviamente di lotta, combattimento, ma anche per i curiosi. È sempre un po' un'apertura dei propri confini mentali, secondo me, andare a vedere queste cose. Però vedi, da bambina o adolescente, timida, riservata, ce l'hai detto prima, ti sei lanciata nelle cose più coraggiose, appunto, uno sport da combattimento in cui devi affrontare una persona, sbatterla a terra, dei palchi in cui appari, esperimenti lì seduta stante senza aver provato, con dei costumi fatti da te, veramente, cioè, ammiro la tua forza, il tuo coraggio, la tua voglia di sperimentare te stessa e gettarti nell'agone. Guarda, io ed ti è ringrazio. Curioso pensare che è il percorso a cui è giunta una bambina, una ragazzina comunque timida, riservata e introversa. Io ti ringrazio, però questo è anche dovuto al desiderio di liberarmi di una cosa che non serve. Cioè, mm-hmm. alla fine non si può essere vittima della propria timidezza piuttosto che della propria riservatezza. Perché in verità sono una persona molto attiva, molto mi interesso di tante cose, solo che mi sono trovata un po' invischiata delle volte. E ho detto, beh, però io questa cosa qui non la voglio, trovo il modo di andarmene. E una cosa, però da ragazzina, anche quando ero timida, però praticavo lo stesso judo, che mi piaceva mm-hmm. tantissimo. Proprio lì è nato l'amore per la lotta, perché poi... Un po' per un po' di anni sono dovuta star ferma,
ahimè, ma poi ho ripreso e sono stata veramente felice. Ecco, una cosa che mi fa proprio felice è questa, la disciplina della lotta. Che bello, bello, bello. Poi bisognerà, tutti argomenti interessanti da approfondire, poi è chiaro che ne stiamo vedendo tantissimi. Allora, io se siete d'accordo, passerei a una seconda tranche di ascolti, ecco, perché intanto io tengo d'occhio le cose e poi andiamo avanti nella nostra chiacchierata. Questa tranche di ascolti, chiedo a Peroni. Peroni, nella seconda tranche metto ancora un pezzo di Sarabande Tenebre, poi dopo metterò anche quel pezzo bellissimo che mi hai mandato oggi. Ma cosa mettiamo? Sarabande de Tenebre, anche se è già stata sentita? Secondo me io metterei quella, anche perché nessuno si guarda tutte le ore che ormai sono 20 con stasera. No, c'è chi lo sta facendo e salutiamo gli affezionati amici da casa. Però voglio dire, non è che vai in overdose di Sarabande de Tenebre uno se l'ascolta due volte. Che dici, Peroni? Riproponiamo quella o sei più su un altro pezzo? No, va bene quella, anche perché è il pezzo più nuovo, l'altra li sto ascoltando e masticando, ruminando da 12 anni. Quindi, questa ne ha solo 4 o 5, quindi è una roba nuovissima. È molto bella che parte, come hai detto tu, su questa Sarabanda di Bach, per cui quello che si sente è anche abbastanza è musica colta, diciamo, e posso dire, ripeto, sono onorata che tu l'abbia in qualche modo vestita su di me. Quindi abbiamo, è stata costruita per te su di te. E c'è anche un ospite illustre, chissà se qualcuno lo riconoscerà, ma vediamo dopo, la voce, no? Hai capito di cosa parlo? C'è una voce di un ospite illustre in Sarabande de Tenebre che tu hai introdotto. Il nostro amico V, che poi diremo poi di chi stiamo parlando, vediamo se il nome tutelare. Quindi apriamo anche un quiz, signore e signore, per la prima volta su Dialoghi Sperimentali, il quiz. Quindi Sarabande de Tenebre. A questo punto abbiamo fatto 30, facciamo 31. Io ripropongo un estratto, anche se è stato già sentito anche quello, ma non posso non riproporre un estratto di Brezza Leggera di Alchimianova. La musica è di Alessandro e la voce è di Gianni Bonetti, che appunto adesso andiamo a sentire. E poi riproporrei per Giulia, però mi lasciate un attimo perché questi sono due audio, devo mettere un pezzo di un video che chiedo venia, ma io non ho avuto tanto tempo, non sono riuscita a tagliare, cucire, se non quel video di Giulia che ho fatto prima. Prenderò un pezzo, Giulia, dall'Atmos Café del 2014, in cui cantiamo sia Sguardo di Luna che Tumta, una di seguito all'altra, di Ordalia, quindi di Dan. Non le mettiamo tutte e due, perché sennò andrebbe via un quarto d'ora solo per quello, non che sia tempo sprecato, è per carità, è tempo ben investito, ma ne prendo un estratto al momento, ok? Quindi partiamo prima con questi due audio. Alessandro Conedera, vuoi intrattenere un minuto gli amici da casa o qualcuno? Posso raccontare, per quanto mi riguarda a me invece, da piccolo a me piaceva molto esplorare, avevo un po' l'anima dell'esploratore, per cui se vedevo un angolo dicevo cosa c'è dietro l'angolo, andiamo a vedere, e questa cosa mi ha portato a esplorare diversi campi. Prima di tutti la musica, sono sempre stato alla ricerca di cose particolari, cose un po' nascoste. Poi con l'arrivo di internet mi si è aperto un mondo. Poi ho incontrato Donatella, che mi ha coinvolto in primis nei suoi spettacoli teatrali. Poi mi ho iniziato a sperimentare con la voce, poi la musica, e una cosa poi tira l'altra. Ok, grazie Alessandro, che finalmente stasera ti abbiamo sentito. E io direi partiamo con questa seconda tranche di ascolti. I primi due brani sono solo audio e sono Sarabande de Tenebre e Brezza Leggera. Ti prego, Dan, che sei anche il controllore dell'audio, fammi un fischio se sbaglio qualche cosa, non datemi questa responsabilità. Vado. Thank you.
The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Yeah.
Ora mi darete un secondo perché devo preparare l'estratto di Giulia. Mi darete un secondino perché è tutto un po' lanciato al momento. Eccolo qua. Ok. Scusate, il bello della diretta differita, ogni tanto non è così immediata. Io non vorrei lasciare buchi, vuoti, silenzi a caso, ma eccoci qua. Promessa a nome do mal de Jesus.
Diciamo un po' improvvisato, nel senso che non ho neanche tagliato, non sono riuscita neanche a tagliare da un intero spettacolo. Due pazze. Allora, se qualcuno ha voglia anche di parlare un po' dei vari contributi vostri e nostri, perché ci siamo dentro tutti in questi qua, eh? C'è dentro Alessandro con le sue sperimentazioni sonore, c'è dentro Dan con Ordalia, c'è dentro Peroni, c'è dentro Gianni, Giulia, io, tutti insieme, nessuno è escluso. Allora, io non svelerei la voce autorevole presente nel brano di Alessandro Peroni e Donatella. Chi ci guarda e indovina ce lo scriva sotto nei commenti. Non è difficile, è semplice. Vi ha dato un'indicazione Donatella, scrivetecelo sotto. Io lo so perché fai questo, perché, e anche se noi abbiamo, questa è una piccola parentesi, delle visualizzazioni per i miei standard sul mio canale, che di solito ce n'ho pochissime, enormi, addirittura l'ultima monografia di Ordalia ha superato tutte le precedenti monografie, già cosa eravamo ieri a 182 visualizzazioni, che voglio dire, beh, ecco, non saranno totali, però insomma sono comunque veritiere. Ah, io sono sparita per metà, non so per quale motivo, ma mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ah, mi sentite? Beh, adesso ti vediamo anche. Sono andata via a metà di me, vabbè. Stavo svelando un arcano, dicevo, perché nonostante le tantissime visualizzazioni non ci commenta mai nessuno se non tra di noi. Quindi questo è un modo per agganciare gli amici da casa a scrivere qualcosa. Non lo sveliamo, questo illustre ospite, ecco. Allora, Dan, Peroni, Giulia, Gianni... A voi la parola, dai, passiamo in una fase un po' libera, perché due ore volano alla fine, in realtà. Ma allora, io sono stato, mi butto, sono stato inserito in questa, mi sono trovato, come in tutto il resto, mi sono trovato anche dentro questa cosa della sperimentazione vocale. Stavamo facendo qualche esercizio con Donatella, perché tra le altre cose mi insegna tecnica vocale. Dovrei dire anche dizione, ma non lo dico, perché chi ha l'orecchio per la dizione si accorge da casa che ancora non ho imparato. Hai imparato, però dico una cosa: nel luglio dell'anno scorso, quando leggesti Il treno ha fischiato, ancora certe finezze non le avevi, leggevi benissimo, ma certe finezze le hai oggi invece. Scusate la palma, al momento della palma 103 puntate. Ci stiamo lavorando, insomma, work in progress. E quindi a un certo punto vi ho detto, perché non proviamo a fare un pezzo di sperimentazione vocale, e siccome io ero nella fase dimmi cosa devo fare e io lo faccio, proviamo anche questo, vediamo cosa succede. E Alessandro mi ha fatto ascoltare due o tre brani, mi sembra tre brani, mi aveva mandato da scegliere, e io ho scelto questo perché mi sembrava un po', gli altri mi sembravano un po' più cupi, questo era un po' più nelle mie corde, me lo sentivo un po' di più, e quindi poi cosa ho fatto esattamente a tutt'oggi non lo so, però è stata un'esperienza bellissima, molto molto interessante, sia per i lati tecnici, ma anche a livello proprio espressivo, emotivo, è stata una bella collaborazione. Poi l'abbiamo fatto anche dal vivo. L'abbiamo fatto anche dal vivo, sì, a febbraio dell'anno scorso. Caro Peroni, questo ti riprende il tuo discorso di prima. Il nostro amico Nikita, che se ci sta vedendo lo salutiamo, il cantante dei Vidi Aquam, ci aveva invitato a fare uno spettacolo insieme al Ligera di Milano, che credo tra l'altro che il Ligera sia uno di quei locali che hanno chiuso a causa dei lockdown, perché leggevo che non esiste più, che chiudeva definitivamente i battenti, credo, ho letto un articolo, poi non so. Ma anche allora diciamo che le cose quella sera non sono andate... Allora, noi ci siamo divertiti tantissimo,
Ma vuoi sapere, Alessandro Peroni, tanto per parlare di fallimenti, a quella serata quante persone sono venute a vederci? Pubblico pagante di 8 persone, ma presenti 4, perché 4 sono entrati. Come sono entrati, sono anche usciti. Ecco, siccome stasera mettiamo dentro ogni tanto questa cosa per riderci sopra, insomma, però è stato bellissimo. Mi dispiace solo che non ci sia un video, ci sono le foto, ma non c'è un video, se no portavamo un estratto da quello. Beh, avreste potuto fermarli tutti e poi cominciare il dibattito, una roba alla Nanni Moretti. Adesso abbiamo fatto il concerto e adesso vi fermate e c'è il parte il dibattito. E tra l'altro, tu scherzi, ma noi abbiamo fatto, ma quelle invece erano serate piene di calore in realtà e di partecipazione. Avevamo fatto degli spettacoli, qui Giulia chiamo in causa, quando andavamo a fare gli spettacoli al centro culturale, che è un centro di studi e ricerche esoteriche della provincia di Novara, che si chiama CTA 102, anche lì, se ci stanno vedendo perché ci conoscono, li salutiamo, in particolare Magis e Axel, e praticamente mi ricordo dopo lo spettacolo c'era sempre l'intervista dibattito, cioè noi finivamo lo spettacolo ma poi era non come il pezzo che avete visto con me, Giulia, che era bello ma era più concertistico, era un pezzo più, erano spettacoli più teatrali o workshop, cioè cose un po' diverse che poi uno finiva magari molto stremato eccetera, in due minuti ta 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 che facevamo il dibattito con intervista, che era molto bello, però c'era l'intervista alla, non alla Eccebombo, ma mi pare tu hai citato di Nanni Moretti, credo. Sono un autarchico quando fa. Io sono un autarchico. Il dibattito no! Sì. Ti scappano. Teatro sperimentale con le 4 sedie sgangherate e piove, credo, anche dentro la sala con un secchio sotto che raccoglieva l'acqua. Ok. Ok. Lascio la parola a voi. Dai, tirate fuori qualche cosa sui contenuti che abbiamo visto, non so, sia che siano vostri, sia che sono degli altri, insomma. Giulia, Peroni, Alessandro che parla poco. Ah, Giulia mi scrive che non le funziona bene la connessione. Voi mi state sentendo? Noi tutti siamo connessi bene, o è un problema solo di Giulia? Dan? Io sento bene. Io sento bene. Ok, adesso la Giulia mi sente, perché brava che mi ha mandato i messaggi. Ok, ok, perfetto. No, io avrei una domanda per Peroni, esula un po' da quello che abbiamo sentito fino adesso, però intanto chiedo scusa che ho letto rapidamente le notizie che ha condiviso Donatella su di voi, ho avuto tempo proprio prima di cominciare la registrazione, ma mi incuriosiva molto il suo lavoro su Thoreau, filosofo. Tra parentesi, che bello, ho guardato il video, gliel'ho detto oggi perché oggi l'ho sentito. Io non ho visto il video, ho letto che lui ha scritto un libro su Thoreau, è un filosofo poco conosciuto in realtà, anche se adesso viene citato in maniera abbastanza schizofrenica, perché un po' la sinistra progressista ne prende alcune idee, un po' la destra tradizionalista apprezza altre cose, quindi è tornato un pochino alla ribalta questo pensatore. Sì, allora, innanzitutto il mio libro è questo qua. Oh, bene, facci vedere. Si intitola Leggere la disobbedienza civile di Thoreau, un libro che ho pubblicato anni fa, nel 2010. Sì. Però è un filosofo che poi è un po' abbandonato, ma ci sono tornato recentemente da un nuovo punto di vista. Per cui avevo analizzato soprattutto la parte politica del pensiero di Thoreau, ma ne ho poi scavato le origini, perché Thoreau è uno dei pionieri anche del pensiero naturalista, in quanto il suo essere filosofo nasce praticamente dal fatto che gli piaceva passeggiare per i boschi, starsene per fatti suoi, tanto che poi si è vissuto un paio di anni in una capanna da solo. Poi sono andati ad arrestarlo perché non aveva pagato una tassa per finanziare la guerra degli Stati Uniti contro il Messico, siamo negli anni 40 dell'Ottocento. E allora l'ha messo in prigione una notte, e poi lì allora lui si è arrabbiato e ha scritto questo pamphlet che lo ha consegnato un po'
alla memoria storica. La cosa importante è appunto che per quel che riguarda noi adesso in questo periodo, che quello che dopo quello che è accaduto il 6 gennaio negli Stati Uniti non si sa più da che parte collocarlo. In realtà no, si sa perché cioè, praticamente perché ci sono i progressisti che prima dicevano noi facciamo disobbedienza civile contro Trump perché Trump no, diciamo va contro la nostra coscienza civile e quello che lui ci chiede di fare, quindi la nostra coscienza ci spinge ad agire in modo diverso da come lui ci chiede di fare. Poi invece cosa è successo? Tutti i seguaci di Trump sono andati a fare quell'ignobile invasione del Parlamento e loro hanno detto abbiamo fatto un atto di disobbedienza civile perché siamo dei patrioti, quindi tirando fuori delle categorie di Toro. In realtà Toro chiedeva di pensare con la propria testa, mentre quelle persone non l'hanno fatto, cioè hanno fatto quello. Si è mutato Peroni. Ho schiacciato io mentre mi sedevo, ho cliccato, dovevo toglierlo a me. Ci sei, ecco, Peroni? Sì, ci sono. Perdono. No, credevo di aver esagerato. Ecco, no. Quindi per quel che riguarda la questione è questa, io credo che veramente Toro sia un pensatore che in Europa è poco noto, anche se le sue idee... per esempio il termine disobbedienza civile, sciopero fiscale, l'ecologismo, il vegetarianesimo, sono cose che non è che ha inventato lui, ma sicuramente lui ne ha fatte una dottrina importante, sono cose che sono tornate e quindi è un autore che secondo me andrebbe approfondito anche da noi. Comunque, vi rimando alla mia... passo indietro nelle nostre serate di dialoghi sperimentali, abbiamo, confrontandoci fra di noi, parlato di un qualcosa che può essere assimilabile a quella che è stata in piccolo, ovviamente, e contestualizzato nel XXI secolo, ma a quello che diceva Toro sulla vita nei boschi, perché il fatto di ritirarsi, trovare ispirazione nella natura, eccetera, eccetera. E questo è un bel collegamento casuale, visto che tu ci hai fatto un lavoro e lo stai presentando ora, con quello che noi già abbiamo cercato di dire raccontando le nostre vicende personali nelle prime puntate dei dialoghi sperimentali. L'ho trovata una coincidenza curiosa. Grazie della domanda. E visto che hai presentato il tuo libro, allora per par condicio io chiederei a Giulia di dirci il nome del suo incredibile profilo Instagram e subito dopo Gianni del suo canale YouTube e il suo profilo. Ma poi Dan, tu non sai una cosa, che anche Gianni ha scritto un libro e forse più di uno, quindi presentate le vostre opere. Presentatevi. Oh, è arrivato Alessandro, come ha fatto? Non è più nell'altra finestra, in questa finestra. Questa è una gag scema che facciamo tutte le puntate, scusate. Ci sono i momenti sciocchi. Vai Giulia! Ecco, mi scusate, ma ho un po' di connessione ballerina. Mi sentite? E come? Benissimo. Oh, ok. Dunque, mi avevi domandato il nome del mio canale, giusto? Sì. Ok. Sì. È un po' un casino, nel senso che il suono è semplice, allora, perché... Sotto poi il video ci sono pubblicati tutti i link di tutti, Quindi se non vuoi fare lo spelling, ma dire semplicemente... Sì. E comunque vi dico, se cercate su Instagram Giulia Sirtori, vi compare il canale che si chiama, il profilo che si chiama? Ilia Artworks. Ilia Artworks. Col nomino d'arte che ho preso. E dove vedrete il Necronomicon con il monocolo in stile Sam Raimi sulla copertina di pelle umana. Bravissima. Invece Gianni? Che Gianni è un autore, tra l'altro Gianni, se ha voglia, perché io adesso vi farei
prima di passare alla fase finale, perché penso che tra un quarto d'ora, 20 minuti, il controllore del tempo ci stopperà, volevo fare una piccola provocazione intellettuale con un brevissimo testo, sono 3 righe di Carmelo Bene, però a questo punto c'era anche Gianni che mi faceva piacere se aveva voglia di leggerci un suo testo, però se hai voglia di una tua poesia, spiegaci del tuo libro, dei tuoi libri intanto, perché Gianni è anche uno scrittore, quindi insomma è poeta. Ma sì, io ho questo libricino che si intitola Casa di Specchi, che raccoglie diciamo tutto il mio lavoro in versi. È un prosimetro in realtà, c'è qualcosina in prosa, ma quasi tutto in versi. Che ho fatto, questi risalgono al, insomma ormai sono un po' antichi, risalgono forse al, beh insomma è del 2008. Mi sa. Ah, io pensavo del 1842. Quando ero giovane, nel 1800. Ho scritto, in realtà Gianni è un vampiro e quindi a 500 anni non si capisce, vabbè. Non dirlo anche tu, perché già ci sono persone convinte di questa cosa e io mi batto dicendo no, ma mi hai visto alla luce, quindi no, non posso esserlo. Non batterti, ammettilo candidamente, va bene così, sono un vampiro. Sei un siero contro la luce. Fai il goto. Il goto. Il goto. O il gotone. In realtà ho già dato in quel senso, perché ho avuto un certo numero di anni in cui giravo i capelli fino alla vita e vestivo solo di nero. Quindi anche un giovane. Era più di deriva heavy metal che non gotico, infatti non ballavo. Quanti anni hai, Gianni? Ho fra qualche settimana sono 42. In realtà sono 400. 420. 42 all'anagrafe. Quindi scusa, se abbiamo interrotto il tuo libro antico. Beh, niente, quindi questa è una raccolta di poesie, ce ne sono altre che però non hanno ancora trovato una sistemazione o una un'organicità, per cui non le ho ancora infilate in nessun libro. Di recente ho scritto un romanzo per ragazzi che si intitola La storia di un giovane drago, che adesso sta cercando un editore. Ho un blog letterario, anche se ultimamente langue un po', perché sono stato un po' preso, che si intitola Backup dell'anima. E poi per tutte le altre mie attività mi trovate come Vita Nova, sia su Instagram, che c'è il sito vita-nova.org e via dicendo, insomma, in pagina Facebook e quant'altro, dove ci sono le cose, diciamo, un po' più tecniche che faccio. E poi Gianni fa tantissime cose, ripeto, questa serata, io voglio dire una cosa, che è la prima delle serate filosofiche, in realtà mi sto accorgendo che 2 ore è pochissimo, che è una serata introduttiva e che quindi io, a parte Peroni, che abbiamo già come ospite, tra gli ospiti della prossima settimana, io poi spero che sia Giulia che Gianni, ma ve lo faremo sapere, torneranno, perché qui c'è da approfondire 3 miliardi di cose, cioè, ripeto, anche solo tutte le attività filosofiche, letterarie, culturali e musicali di Peroni, tutte le attività artistiche, creative, di trucco, teatrali, scenografie, effetti speciali di Giulia, tutte le attività letterarie, olistiche, arti marziali, l'arte della guerra, medicina cinese, eccetera, di Gianni, cioè non è che adesso poi dobbiamo fare le biografie per forza di ognuno e le sue mille attività, ma anche in un discorso, in una trasmissione come la nostra, che si chiama Dialoghi Sperimentali, già c'è molta materia che ci possa nutrire, perché in realtà noi siamo qui per questo in qualche modo. Ma Gianni ce lo può leggere un testo, visto che abbiamo ancora un po' di tempo? Io volevo proprio questo, se Gianni ha voglia di leggere un testo, io lo seguo a ruota con una breve provocazione filosofica, che è qualcosa su cui inviterò poi all'espressione di ognuno di noi, chi ha voglia. Sì, ne ho scelto uno. Mi raccomando, l'edizione, Gianni, non farmi fare brutta figura. C'è la mamma, zia, maestra, Donatella, che... Sì, aspettative zero. Bene, okay.
Vediamo cosa riesco a fare. Cosa riesco a fare? Comunque non mi chiamate mamma zia perché mi ingazzo. Ecco, ho 580 anni ma me ne sento qui. Oh, nonna, va bene? Non lo sanno solo quelli del teatro. Quella è una cosa, ecco, ho fatto la battuta da vampiro, Gianni Bonetti. Nonna, va bene? Non l'ho sentito, però. Meglio, dai. Meglio così. Allora, mi metto muto. Dici pure cosa ci stai per leggere. Allora, sì, questa è una breve poesia che si intitola Come un ladro nella notte. A tratti venne a me il silenzio, come un ladro nella veglia, fuggendo la mia mano troppo incerta. Tentai di non essere ingordo quando ingiuriavo il tempio e me stesso, confuso dal crimine della bellezza. E applicai all'anima amore e conoscenza come un unguento in odore. Tentai di non essere avido le notti tempestate di torpore, sbirciando tra le palpebre socchiuse. Mi si venne a mostrare il silenzio quando tentai di non essere inquieto. Tenevo la mano premuta a schermare i miei occhi non pronti, e il gioco della sera mi atterriva. Tentai di non essere superbo mentre il mio petto aderiva a un respiro affannato e vibrante. Mi giunse in rintocchi il profondo segreto del mondo, subito un eco, tradita dal durare delle pause. Bellissimi testi di Gianni, a me piacciono. Questo è un po' corto. No. Grazie. Bellissimo. Tra l'altro, me la leggevo da anni, per cui è anche un po' un flash per me. Tra l'altro Gianni, da ottocentesco qual è, ha fatto un'attività letteraria bellissima, qui partecipammo anch'io ho letto delle mie cose, Alessandro si era occupato della musica. Il salottino letterario, prima del gran contagio, come lo chiama il nostro caro maestro Peroni, faceva il salottino letterario. Ci trovavamo a Novara in un'associazione culturale, in una stanzina deliziosa, seduti a sorseggiare tisane calde. E mentre loro leggevano, io componevo in diretta. Lui componeva in diretta suoni e noi leggevamo... bello per dire, no? Ecco, queste sono quelle cose preziose da non perdere assolutamente, anche se assolutamente fuori moda e per una certa mentalità assolutamente poco interessanti, ma in realtà sono interessantissime. Sono... Però in qualche modo, cioè, penso che siano cose che non si fermano mai, perché il confronto artisticamente è imprescindibile ed è un po' quello che si fa anche qui a dialoghi sperimentali, io direi. Quindi poi vabbè, di solito c'è più il vino del tè, però ultimamente questa cosa deriva politica. Ma se permette un intervento pro domo mea, cioè domani sera io riprendo le attività culturali dal vivo e facciamo appunto io e mia amici, compari e soci, un evento che si terrà all'aperto nel giardino di un caffè a Tortona che ci ospita abitualmente la città grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che ci finanzia per farci giocare a fare i filosofi. Domani parleremo appunto dei salotti letterari, dei caffè parigini degli anni 40-50, metteremo su sia musica del Settecento, sia delle belle canzoni di Edith Piaf, di Juliette Gréco e così via, e parleremo di quello che diceva Sartre, Prévert, oppure cosa dicevano i frequentatori dei salotti francesi del Settecento. Io invece mi ricavo un angolino in cui parlo di un grande... un rampollo di una famiglia nobile tuttora esistente che produce olio e vino, e quindi sto parlando di Giacomo Leopardi che ha scritto dei bellissimi elogi del vino. Quindi domani sera, se non avete niente da fare, purtroppo non sarà online, quindi raggiungeremo un numero limitato di persone, però io di fare le robe online, se permette, stasera mi sto divertendo, però mi sono abbastanza rotto, e quindi invece tornerò per la prima volta dal vivo, sperando che poi non ci chiudano ancora per un ritorno del gran contagio, e comunque per me è bellissimo perché sarà la prima volta che parlo dal vivo da un anno e mezzo, e quindi
parleremo appunto di questo, dei salotti letterari. Dei bene, salotti. E da qui a domani sera Peroni fa in tempo a inventarti un personaggio bevitore di assenzio, compagno di... da calare in quel... Sì, inventi un nome francese... No, non serve perché c'è già Leopardi, che se ho tempo un attimo vi leggo un breve passo. Vai, vai, vai. Certo. Allora, scusate la dizione che non è studiata come allora. Volendo ottenere, questo scriveva da giovane, circa 1822-23, volendo ottenere dalle donne quei favori che si desiderano, Giova prima di tutto bere del buon vino, ad oggetto di rendersi coraggioso, non curante, pensare poco alle conseguenze e, se non altro, brillare in compagnia, con tutti i vantaggi della disinvoltura. Il vino è la forza del corpo e sebbene ci porti un po' all'allegrezza e soppisca i dolori dell'animo, con tutto ciò, dà anche il risalto alle passioni che ciascheduno e ridà speranza perfino allo sventurato e al disperato in amore. Quindi, prima di buttarvi in imprese erotiche, seguite quello che dice il maestro Leopardi, bene. Bravissimi, bravissimi. E visto che abbiamo evocato prima con Gianni e poi con Peroni il demone della poesia, io voglio fare un salutino a casa, Raffaella Carrà. Un salutino. Posso fare un salutino a casa? Ah, salutino, io ho capito, un salutino. Agli amici da casa? No, a un amico a casa, Germano Innocenti. Ciao e grazie. So che ci segui, che sei con noi, e lo ringrazio perché mi ha mandato un audio questa mattina in cui... ho avuto tempo di ascoltarlo con calma un quarto d'ora prima di collegarmi, quindi l'ho girato a te e poi senza chiedere nulla a lui, nel senso che mi piacerebbe farvelo ascoltare. È un vocale che mi ha mandato in cui recita uno dei suoi ultimi componimenti. Però lo rimanderei per la prossima volta. Sì, anche perché dura 3 minuti e mezzo e ci vogliono 10 dialoghi sperimentali soltanto per eviscerare tutto quel contenuto. Quindi la prossima volta ve lo faccio ascoltare, se volete ne parleremo ancora insieme. Lo devo ancora tirare giù. Tra l'altro, io ho il problema tecnico degli audio da Telegram. Ti ricordi? Quindi mandamelo sulla mail, poi ci mettiamo d'accordo. Okay, bene, è bene. Il solito problema, non lo posso tirare giù. Non lo posso... Che è l'autore, se non erro, del tuo testo. Degli testi di Nuotare, fiumi e cuore che sanguina. Sì. E va bene. Che ne abbiamo sentita una, ma ce ne sono altre due. Che sono nella monografia di Ordalia, che se volete anche i nostri amici Gianni, Peroni e Giulia, se non l'hanno vista... molto bella della di due settimane fa, ecco. Io invece volevo approfittare non per fare la lettrice, ma è proprio una cosa che in realtà dovevo leggere inizio serata, in realtà la leggo alla fine perché secondo me racchiude per me tutto quello che significa il discorso sulla sperimentazione e la ricerca artistica. Tra l'altro, in una delle prossime sere, o magari già nella prossima serata filosofica, cari amici e colleghi, mi piacerebbe davvero parlare anche dei grandi maestri. Non si potranno condividere contenuti per problemi di copyright, suppongo, o in modo molto limitato, ma mi piacerebbe parlare di Carmelo Bene, mi piacerebbe parlare di Jodorowsky, mi piacerebbe parlare di Diamanda Galas e tanti altri, insomma, ecco. Ora vi leggerei 3 righe che ho tirato giù da 4 momenti su tutto il nulla di Carmelo Bene. Vi leggo io solo perché non so se posso passare per problemi di copyright il pezzo, ovviamente l'hai detto da lui, è tutta un'altra storia, ma ho tirato giù proprio 4 righe che secondo me sono motivo di riflessione profonda, non per questa puntata, perché ormai stiamo andando piano piano in conclusione, ma magari per la prossima volta, dove stiamo già anticipando dei contenuti. Allora, ve la leggo così, senza troppa enfasi. Nonostante ti guardi e disapprovi, sono costretto ad inchinarmi al tuo cospetto. Ne dicano che vogliono i terrestri. Tu,
divino, non più tu, hai superato te stesso. Gli dèi, è plurale il termine divino, ti hanno prescelto, gli dèi ti hanno suonato in doppio senso, bastonato il tuo corpo e fatto musica. Ti hanno sottratto agli infiniti ruoli del quotidiano identico, dentro e fuori di scena. Ti hanno restituito, sì, 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 gli dèi, alla favola, al mito che era tuo nella notte dei tempi. Ti hanno scuoiato d'ogni simulazione d'accatto, d'ogni finzione. Sì, questa orrifica lebbra che spietata e globale infesta le purulente croste museali e la flautolenza dialettica dei guitti replicanti condannati alla stima dei successi sui patiboli palchi destinati dai codici di Stato alla massa tetra teatrificata della balbuzie sedicente prosa. Io trovo che sia un testo meraviglioso. Trovo che sia un testo meraviglioso e che dice veramente in questo suo linguaggio arcano, perché qui ci avviciniamo davvero ai linguaggi arcani, secondo me dice delle cose, non lo so, che io trovo assolutamente descrittive e calzanti di tutta una realtà, appunto, tra virgolette, chiamiamola sperimentale per capirci. Vi dico un'esperienza personale. So, vedo Peroni che annuisce, volevi dire qualche cosa? Sì, che proprio c'è tutto Carmelo Bene. Poi, come sai, io adoro di Carmelo Bene quei 30 secondi di un Maurizio Costanzo Show in cui stroncava il nucleo della filosofia occidentale. Quello credo che tu possa, poi sì, se vuoi, mettere il link o farlo vedere. Sì, sì, ma è quello che mi hai mandato oggi. Ecco, che, diciamo che sarebbe da fascia protetta. No, mi piacerebbe veramente in queste puntate cosiddette delle serate filosofiche, che questa sera è stata, diciamo, introduttiva questa, ecco, mi spiace che non ci... Allora, chiedo al conduttore del tempo, che è Dan, perché sennò non ci raccapezziamo. Sono le 23.01, ovviamente tutta una terza tranche non si potrà far sentire, ma tu mi hai mandato due brani tuoi, uno dei due lo vogliamo mettere come proprio... sigla di chiusura o secondo te c'è ancora tempo di introdurlo e poi di parlare ancora? Non ho il controllo dell'orologio stasera. Allora, io andrei con la chiusura, perché tipo sigla come abbiamo già fatto, sì, con altri brani. Quale, sì, dei due però, Dan? Cuore che sanguina, sì. Cuore che sa, che è sempre, esatto, del testo del tuo amico di Germano, sì. Ok. Allora, quello lo metteremo come sigla e quindi ne parlerò poco prima. È sempre un brano che risale, se Gianni definiva il 2008 come preistoria, allora veramente siamo al Big Bang, perché è ancora prima del 2008. Okay. A me piacerebbe tanto che davvero, questa è stata, non lo so come la vedete voi, io la vedo come una serata introduttiva, perché... veramente ci sono talmente tanti spunti, tante cose su cui poter parlare, da ascoltare. Tra l'altro, Peroni, tu ci sarai la prossima settimana, il brano che è rimasto fuori della tranche lo passiamo, che non era di Sarabande de Tenebre, ma di un suo progetto audace e post-punk, un po' cattivo, è bellissimo, lo mettiamo la prossima volta. Diciamolo datato 1981-82. Quindi, ok, vai. Quindi c'è la mia età. Coevo. Siamo altro che nella preistoria. Vorrei una battuta finale da parte di ognuno di voi, un giro, un'ultima, quello che volete, davvero, nella massima, sentitevi come si dice, come a casa vostra. Questo spazio è veramente l'idea di essere qualcosa di rilassato, informale e spontaneo. Giulia, che da un po' che non la sentiamo parlare, in conclusione. Io trovo che questa serata sia stata interessante, un po' una sorta di gioco del destino, come lo possiamo chiamare, perché siamo tutte persone un po' rinascimentali, nel senso, tutte persone che hanno le antennine puntate in tante direzioni, ognuna le sue. È stato molto bello trovarsi, ecco, per questo, sentire tutti i lavori,
le idee, le ispirazioni, i percorsi personali. Questo secondo me è molto interessante, positivo. Poi è sempre un qualcosa che può aiutare la crescita personale, sentire altri artisti, pensatori, che cosa fanno, da cosa sono ispirati, che cosa ha segnato la loro esistenza. Secondo me è molto, molto bello. È molto bello. Poi devo dire, io fino adesso le serate, lo dico sorridendo, no? Fino adesso le serate le potrei sottotitolare un po' Donatella in Friends, perché effettivamente io ho invitato dalla prima ad adesso tutti i miei amici, nel senso che tutti artisti, musicisti, in questo caso anche filosofi, letterati, truccatori, eccetera, eccetera, ma tutte persone con le quali io ho avuto e ho la gioia e l'onore di collaborare. Ma questo non era il mio intento, quello di farmi bella e di dire, oh, adesso faccio vedere, guarda quante persone interessanti conosco, di fare la reginetta del ballo. No, assolutamente no. Era proprio che mi sono detta, ci sono delle risorse. Io amo le connessioni, mi piace mettere in contatto e rimetterci in contatto e creare dei nuovi contatti. Per cui, e poi sono dell'idea che anche artisticamente io personalmente amo collaborare con le persone con cui c'è feeling, con cui c'è umanità, c'è un rapporto umano. E quindi chi meglio di persone con le quali appunto ho a che fare o ho avuto a che fare per tirare fuori queste cose, no? Non freddamente, cioè non mi interessa, mi scrive uno che non so neanche chi è, voglio partecipare a dialoghi sperimentali. Ma no, dialoghi sperimentali è un'altra cosa. Sono delle connessioni tra di noi, quindi connessioni umane, ne possono nascere di nuove sicuramente, ma è importante il concetto di connessione, che io trovo sia bellissimo. Altra cosa di cui mi piacerebbe parlare nelle prossime puntate, magari daremo anche dei titoli, dei temi, chi lo sa, è il discorso dell'arte che cura, perché i nostri lavori implicano davvero il portare più alte energie, di lavorare su noi stessi, di mandare lanciare dei semi nel mondo, ognuno poi col suo punto di vista e il suo tipo di approccio. Ma c'è molto da dire su questo. Che spesso... Ho visto da pochissimo l'ultimo film sulla psicomagia, di l'ultimo... Hai visto l'ultimo di... Sì, di... Sì, oh, che meraviglia, che è tutta una specie di documentario quello lì, no? In realtà non è un film, sono sì, è una specie di documentario in cui lui intervista delle persone che hanno... No, non è che intervista, lui fa vedere, si vedono proprio gli atti psicomagici. Si vedono proprio gli atti psicomagici e poi c'è un'intervista alle persone che l'hanno fatto, quello che è stato il percorso, il cambiamento che hanno ottenuto grazie a questo tipo di esperienza molto, molto affascinante. Guarda, sfondi un portone, Dan, perché per me è un... Se non l'hai visto, guardalo, perché... No, l'ho visto, l'abbiamo visto al cinema 2 anni fa. Mm-hmm. Siamo degli appassionati, sì. Da El Topo alla Montagna... Da El Topo, Santa Sangre, alla Montagna in Casa. Appassionatissimi. Mm. Quindi piacerebbe parlare di questi contenuti, per me è molto importante, così come mi piacerebbe sviscerare anche, se vorrete, poi non vi svegliamo nulla, ma sarebbe bello che... tornaste proprio per sviscerare anche degli aspetti molto belli, tra cui anche Gianni, non mi dispiacerebbe un accenno, anche se un accenno non basterà mai, alla teoria di Neville Goddard e tutta una serie di cose che tu tratti che ti cambiano la vita, cioè fare lavori sperimentali inteso come libertà in ambito di ricerca, che sia artistica o culturale, è un cammino che io definisco iniziatico, è qualcosa che ti cambia l'esistenza, non è un passatempo. La differenza, secondo me, si creano più facilmente connessioni tra persone che appunto affrontano il linguaggio artistico o culturale come una crescita, un cammino profondo, anche se fanno apparentemente cose diverse. A volte con qualcuno fai apparentemente cose uguali, ma non ti trovi proprio perché non c'è questo desiderio di ampliamento, ecco. Battuta in chiusura di Peroni e di Gianni? O Gianni e Peroni? Peroni invita gli uditori, i visualizzatori anzi, ad andare a vedere, sentire i pezzi dei Saraband de Ténèbres e lasciare un epitafio, cioè non un commento, ma fate i gotoni e lasciate un epitafio, e tanto non vi disturberemo più, però ecco, diteci, dice, vi piangeremo, ci mancherete, cose del genere. Questo, lasciate un epitafio.
A me Peroni, devo dire solo una cosa, lui glielo dico sempre, mi fa morire. Altro che persona noiosa e triste, a me Peroni veramente, io lo trovo una persona tra le più divertenti che io conosca e abbia mai conosciuto. Comunque, Gianni? L'arte è anche questo. Cioè, tu ci hai letto Carmelo bene, che i passi che ci hai letto poco fa erano struggenti, ma a un certo punto lui dice, gli dèi ti hanno suonato in doppio senso, ti hanno gonfiato di bastonate, hanno fatto del tuo corpo musica, attenzione, cioè anche lui aveva un'ironia straordinaria. Assolutamente, l'ironia è fondamentale. È un ingrediente, guai, esatto. Guai a chi si prende troppo sul serio, io trovo che sia un grande errore. Danny? Beh, mi aggancio a quello che stavate dicendo, non per niente Dante scrive un poema in cui racchiude sostanzialmente tutto il percorso umano e anche divino e lo intitola Commedia. Quindi, secondo me... Ragazzi, quanti temi che stanno uscendo. Io prendo appunti. Dopo mi guardo la trasmissione e prendo appunti. Dan e Ale, anche voi, una battuta e via, e poi il brano di Ordalia e poi i saluti. Ma so... Dai, parla! Ho parlato. Dan, salvaci tu. No, io ho parlato a sufficienza questa sera, è stata una serata molto, molto particolare, sicuramente divertente e da replicare. Spero che anche Giulia e Gianni accetteranno un nostro invito a tornare ai nostri incontri, a partecipare a uno dei nostri incontri. Molto volentieri. E niente, finisce qui la prima delle serate sperimentali dedicate alla filosofia, così, in senso... Per gente di un certo livello, che sorseggia... Sì, vedi, l'avevamo scelto il termine per il suo significato più poetico e evocativo che per quello specifico tecnico, e ci siamo attenuti, diciamo, a questo livello, almeno credo che sia stato così. Grazie a tutti. Veramente. Allora, concludo per gli amici, intanto ringraziamo i nostri amici da casa... E l'amica da casa numero uno che sa di chi sto parlando, ma non faccio il nome. Ora in chiusura la sigla finale sarà il brano di Ordalia. Scusa Dan, ridimmi il titolo, Cuore di che sangue? Cuore che sanguina, sì, antichissimo brano. Con la poesia di testo di... Germano Innocenti. Ma la voce di? Mia. Con il microfonino 2900 lire ricordati, l'ho comprato in edicola, raccontavo in un'altra puntata, la monografia. La prossima puntata sarà mercoledì 16, allora sappiamo già di due ospiti, gli altri non li sveliamo, gli altri non li sveliamo perché non lo sappiamo ancora, saranno Alessandro, il ritorno di Peroni, che sarà il sottotitolo della trasmissione, il ritorno di Peroni. Come ne timoro. E Giacomo Pisano, che conoscerete e di cui vi parlerò, che ha già dato un contributo audio a proposito di vampiri. Il suo contributo è un DJ set tutto sui vampiri. Avremo 5 minuti di questo video di DJ set. Non potrebbe mancare Gianni che balla con questo contributo. Comunque, poi, ma no, lui non balla, non si può. Lui è vampiro. Vabbè, balla, no? Ormai faccio di tutto come tu ben sai, quindi... Ok, metto il brano e con questo, alla fine del brano, chiudiamo la registrazione. Io ringrazio la grande Giulia, che spero anche di vedere presto di persona, Alessandro Peroni, che spero di rivedere presto di persona, perché anche con lui non ci vediamo di persona veramente da troppo. Gianni, abitiamo qua vicino, a pochi chilometri, ci vediamo di persona, anzi, domani perché devo accompagnare lui a portare la macchina dal meccanico. Ecco. Spero di vedere anche presto di persona Dan, ma ci stiamo organizzando assolutamente. Io ti aspetto. E salutiamo Carlo, che purtroppo è stato assente dell'ultimo minuto di questa serata. E datemi un attimo perché devo fare la condivisione dell'audio. E intanto saluti con questo brano di Ordalia. Thank you.
poema, un delirio di muse ubriache, solo un cuore che sanguina, non una visione, un idillio di dolcezza, solo un altro cuore che sanguina. Puoi crederci o meno, pensarlo come un'esplosione di luce, un viaggio al metadone, il più rude fra i tuoi eroi non è altro che un cuore che sanguina, un vulnerabile, disperante cuore che sanguina.